Diciamo che abbiamo sollecitato il prefetto, chiesto al prefetto che avrà l'incontro col ministro entro giovedì di sollecitare questi trasferimenti che normalmente arrivano da parte dello Stato e devono arrivare alla provincia circa 2 milioni e mezzo. Sono in ritardo per poter pagare gli stipendi di aprile. E poi abbiamo avuto la buona notizia che ieri sera hanno approvato questo famoso fondino, che addirittura pare che anziché 15 milioni sia stato approvato per 30 milioni anno 2022 e 15 nell'anno 2023. Quindi adesso aspettiamo la ripartizione per capire se la provincia di Catanzaro sarà, diciamo, tra i primi o comunque ad avere una somma maggiore rispetto alle altre province, perché è particolare quella la situazione finanziaria della provincia di Catanzaro, perché ripeto, non sono debiti ma sono per la maggior parte contrazione di mutui, abbiamo contratto troppi mutui e quindi è una spesa fissa che non può essere diminuita rispetto a un debito che invece ti puoi spalmare in 20 anni. Quindi questi soldi saranno sufficienti solamente per il mese di aprile o queste, è una garanzia? Quelle che arriveranno come trasferimenti per il mese di aprile, quelli del fondino invece potrebbe essere, come dire, è una somma che se ci arriva, mettiamo che prendiamo 5-6 milioni di euro, ci abbassa l'indebitamento che abbiamo con le banche in questo momento, perché noi siamo esposti e quindi quello che arriva viene trattenuto dalle banche. Quindi questo fondino ci potrebbe aiutare tantissimo. E poi abbiamo il piano di riequilibrio che aspettiamo che venga approvato dal Ministero e poi dalla Corte dei Conti, perché quel piano di riequilibrio che abbiamo presentato prevede anche un recupero di somme con la vendita per esempio degli immobili o comunque tutte quelle attività che sono previste. Aveva minacciato anche, insomma, di togliersi la fascia, di consegnare questo, il mandato, insomma. Perché a parte ieri che finalmente hanno deciso di approvare questo fondino, erano stati dati 400 milioni ai comuni e zero alle province. È normale che un presidente della provincia dice: ma venite a gestirlo da voi, perché io non l'ho creata questa situazione, ma la sono trovata, vengo pure gratuitamente, mi prendo anche delle responsabilità abbastanza grosse come quelle di aver eliminato il contratto sui derivati, che è una responsabilità, verremo chiamati a giudizio e vado a fare il presidente anche gratuitamente, non perché per i soldi, che tenga i soldi, ci mancherebbe altro, però è una bella responsabilità. A monte di che cosa? Di una situazione che io ho trovata, non l'ho creata, l'ho trovata e mi prendo pure la responsabilità. A quel punto ho detto: venite a gestirvelo voi, io mi dimetto e me ne vado. Poi se ieri sera è stato approvato questo fondino, per cui è stata data dignità alle province rispetto ai comuni che avevano avuto già 400 milioni di euro, vediamo come sarà la ripartizione, ma ci devono mettere le condizioni, che non possiamo fare brutta figura anche a livello personale o sentirci male perché non riusciamo a pagare gli stipendi di chi ha magari un reddito fisso e deve pagare il mutuo. Mi devo prendere anche questa responsabilità per una cosa non fatta da noi. Sicuramente ci sono state delle leggerezze da parte degli enti locali negli anni passati, è una situazione un po' generalizzata in tutta Italia, come anche i comuni. È come quando io dico: è vero che mancano alcuni servizi nella mia città, ma sicuramente non l'ho indebitata rispetto a una situazione in tutta Italia dove i comuni sono tutti in predissesto e in dissesto e non sanno come pagare i fornitori perché non hanno gestito bene il bilancio del comune. Quindi è vero che la mia è una famiglia, la definisco quella del comune, che non ha la possibilità di comprarsi la Mercedes, però sicuramente non facciamo debiti per comprarla. Quindi il comune io lo definisco in questi termini, che non viene capito molte volte l'impegno che ho dovuto mettere per mantenere a posto i conti e pagare i fornitori. Quello che noi abbiamo chiesto, che è stato chiesto al prefetto oggi, di intervenire col ministro Castelli per sbloccare prima possibile i 2 milioni che noi avanziamo come quota parte per il 2022. Il ministro, il prefetto dopodomani salirà a Roma e quindi ci ha voluto ricevere oggi, prima possibile, dandoci la disponibilità a questo intervento col suo ministero, che è il Ministero di Grazia e Giustizia, dove chiederà, tra parentesi, anche lo stato del piano di riequilibrio. Piano di riequilibrio che è stato inviato al Ministero e poi sarà inviato alla Corte dei Conti. Ma il piano di riequilibrio a noi cambia poco o nulla dal punto di vista della liquidità di cassa. Quello che è stato chiesto al prefetto è di intervenire per sbloccare subito i 2 milioni per garantire uno o due stipendi o di mensilità, e con la speranza che
nella ripartizione di questo fondino che è stato approvato a noi spetti una parte maggiore perché abbiamo una situazione diversa. Però giustamente quello che diceva il prefetto, e credo che sia la cosa principale, non è che noi possiamo pretendere che a Roma guardino la provincia di Catanzaro in maniera diversa dalle altre, perché le province sono tutte nella stessa barca più o meno, quindi se a noi danno uno, agli altri daranno uno, quindi non pensiamo di avere chissà quale grosso vantaggio.